Siamo arrivati al gran giorno del lancio ufficiale sul mercato delle CPU Alder Lake, nome in codice che identifica questi processori, le soluzioni Intel Core di 12esima generazione, quindi 12.000, e poi, in funzione del modello, la sigla numerica. Li abbiamo provati qui in redazione nel corso degli ultimi giorni e abbiamo tutti i modelli, Core i5, Core i7 e Core i9. Vediamo come vanno e se sono finalmente all'altezza delle soluzioni Ryzen di AMD. Velocemente vi spiego un paio di cose legate a questi processori perché ci sono delle importanti novità all'interno dell'architettura Alder Lake. Innanzitutto si tratta di processori di cosiddetti ibridi, cioè che all'interno ospitano due diverse tipologie di core, i P-Core e gli E-Core. P per performance, quindi sono i core più veloci, E per efficiency, cioè per efficienza, i core che sono pensati per il risparmio energetico. Guarda caso lo stesso approccio che viene utilizzato da tanti anni dai produttori di smartphone, o meglio dai produttori di chip integrati all'interno degli smartphone, che abbinano dei core molto veloci per i compiti più energivori e quelli per i quali c'è bisogno di elaborazione molto veloce, a core più legati all'efficienza, quelli che ad esempio vengono utilizzati quando in sottofondo ascoltiamo della musica oppure facciamo fare un check alle nostre email con la tecnologia push. Per questi è importante il risparmio energetico, quindi garantire delle prestazioni adeguate, ma facendo in modo tale che la batteria utilizzata sia la meno possibile. La stessa cosa riguarda anche le nuove piattaforme desktop di Intel Alder Lake. Quindi abbiamo un diverso quantitativo di core P e E a seconda della versione. Ne abbiamo 8P e 4E all'interno della soluzione 12700K che ho qui tra le mani. Il modello 12600K, quello di fascia d'ingresso, ne ha 6 di tipo P e 4 di tipo E. E il top di gamma 12900K ha 8 core performance e 8 core efficiency. Da questo poi ne derivano differenti frequenze di clock, sia base che turbo, in funzione del tipo di versione e in funzione del tipo di core. Golden Core è il nome in codice con i quali vengono indicati i core P performance, mentre Gracemont è quello adottato per le soluzioni di tipo E. Ma non pensate che quelle siano, come dire, a basso consumo ma non così tanto potenti, perché le prestazioni complessive di questi core restano comunque molto elevate pur giocando sull'efficienza energetica complessiva. Questi processori sono costruiti con tecnologia Intel 7, ma il numero 7 non deve farci pensare che sono i nanometri. Questi in realtà sono 10 ed è il processo con tecnologia 10 nanometri più affinato che in questo momento Intel mette a disposizione sul mercato. I 7 nanometri arriveranno con la prossima generazione probabilmente, comunque fra un po' di anni. C'è una nuova piattaforma, cambiano completamente le schede madri, sono quelle con socket 1700, che implementano alcune importanti novità. In primo luogo il supporto alla memoria DDR5, che per la prima volta debutta in sistemi desktop. È però possibile acquistare schede madri socket 1700 dotate di socket per memoria DDR4, in quanto i processori supportano anche questo standard. Non possiamo abbinare DDR4 e DDR5, anche perché nessuna scheda madre offre i due tipi di socket che meccanicamente sono ovviamente differenti. Troviamo poi anche, integrato all'interno del processore, un controller PCI Express 5.0, che però in questo momento lascia un po' il tempo che trova, in quanto ci sono periferiche 4.0 che vengono ovviamente sfruttate al meglio, mentre quelle PCI Express 5.0 arriveranno soltanto in futuro, presumibilmente con alcuni SSD, mentre per le schede video sarà necessario attendere ancora un po' di tempo. Vi ho parlato poi delle versioni, che sono 3, Core i5, Core i7 e Core i9, ma in realtà diventano 6, perché ciascuno di questi processori è disponibile in versione K normale, moltiplicatore sbloccato pensata per gli overclocker, e poi in KF, che è lo stesso processore al quale però è stata disabilitata completamente la GPU integrata. La risultante è un prezzo leggermente inferiore. Bene Paolo, dici, ma quanto vanno veloci questi processori? Il primo test che ho fatto è stato un confronto tra core di 12esima generazione, 11esima e 10esima, prendendo la proposta top di gamma, quindi Core i9. Ho bloccato la frequenza di clock a 4,4 GHz per tutti questi processori, disabilitando le tecnologie turbo. In questo modo cercando di capire quale fosse il vantaggio prestazionale dato dalle nuove architetture. Dobbiamo tenere conto che i processori hanno un numero di core differente. 10900K ha 10 core e 20 thread. 11900K invece ha 8 core 16 thread e 12900K ha 8 core performance con hyperthreading, quindi 16 thread, e 8 core efficiency senza hyperthreading, in totale 24 thread. Ebbene, la nuova proposta Alder Lake ha registrato prestazioni nettamente più elevate
in quegli ambiti applicativi che sfruttano tutti i core rispetto ai due modelli top di gamma precedenti, i quali di fatto andavano appaiati, nonostante avessero un quantitativo di core differente. Parliamo di almeno 50% di incremento prestazionale nei test che ho condotto. In alcuni casi arriviamo addirittura quasi a un raddoppio delle prestazioni. La spiegazione di tutto questo è legata a due elementi. In primo luogo i core efficiency, che danno un bel contributo prestazionale. In secondo luogo tutte le novità architetturali che Intel ha implementato all'interno delle soluzioni Alder Lake, che permettono di ottenere un incremento delle prestazioni consistente già utilizzando un singolo core performance rispetto ai core di precedente generazione. Quindi ci dobbiamo attendere prestazioni molto valide per questi processori? La risposta è sicuramente sì, e lo vediamo adesso nel confronto con le soluzioni AMD Ryzen della famiglia 5000. Prendiamo singolarmente i tre modelli Alder Lake, partendo dal top di gamma, 12900K. Il confronto diretto è con Ryzen 5 5900X, non tanto con il 5950 per una considerazione di costo, i prezzi sono più o meno allineati, mentre il 5950 a 16 core e 32 thread costa un po' di più. Le prestazioni della soluzione Alder Lake sono mediamente allineate a quelle di 5950, quindi nel top di gamma di AMD, il quale va meglio quando sfruttiamo tutti quanti i core, quindi pensiamo al calcolo scientifico e multithreaded molto spinto, AMD ha un lieve vantaggio. Intel invece compensa dove? Nei giochi, dove è un po' più avanti, e in tutti quegli ambiti dove abbiamo un cosiddetto light o medium threaded, cioè ci sono più core sfruttati, ma non tutti al 100%. In questo caso i processori Intel possono sfruttare una frequenza di clock più elevata e quindi riescono a ottenere prestazioni migliori, ma questo l'avevamo già visto in passato con le precedenti generazioni di soluzioni Core undicesima e decima generazione. Qui questo effetto viene ulteriormente amplificato dall'architettura Alder Lake. Passiamo ora alla soluzione intermedia, Core i7 12900K. Qui scopriamo che le prestazioni sono sempre migliori come media, secondo i nostri test, di 11900K e 10900K, cioè le due proposte top di gamma della precedente generazione. In media, le prestazioni di questa CPU sono allineate a quelle della soluzione AMD Ryzen 9 5900X, la quale viene proposta a un prezzo un po' più elevato, quantomeno vedendo i listini ufficiali al debutto. Scendiamo ulteriormente, Core i5 12600K. E più o meno il trend è sempre lo stesso. Abbiamo prestazioni che sono di fatto allineate a quelle di 11700K, quindi un processore Core i7 contro l'attuale Core i5. Ed è sempre più veloce, in media, rispetto al processore Ryzen 5 5600X, che era un po' il best buy di fascia media della gamma AMD. Non solo, Core i5 12600K è non molto più lento rispetto a Core i9 11900K, cioè il top di gamma di precedente generazione. Questo fa capire quanto balzo sia stato fatto da Intel con le soluzioni Alder Lake. È tutto molto bello quindi. Dal punto di vista prestazionale, Alder Lake fa un passo in avanti incredibile, raggiungendo e diciamo a parità di prezzo, superando AMD con le proposte Ryzen 5000 al momento in commercio. Però c'è il rovescio della medaglia. Questi processori consumano tanto, soprattutto il 12900K. Per questi processori della famiglia K, quelli più top di gamma, con i consumi più elevati, con le prestazioni più alte ovviamente, Intel indica un processor base power, quello che potremmo definire il corrispondente moderno del TDP, che arriva a 241 watt nel modello Core i9 12900K. Sono veramente tanti. Di fatto questo processore viene sempre spinto al massimo e da questo ne deriva un consumo, come vediamo nel nostro grafico, che è molto molto elevato. Noi misuriamo i consumi a monte dell'alimentatore, quindi in questo valore in watt che supera abbondantemente i 300, dobbiamo comprendere anche il consumo della scheda madre e degli altri componenti presenti all'interno del sistema. Vediamo però come il consumo di questi processori sia sempre più elevato rispetto a quelli di precedente generazione, non di tanto in realtà, anche quelli consumavano molto, ma sempre più alto rispetto ai corrispondenti AMD Ryzen. AMD in questo caso ha ancora un netto vantaggio rispetto alle proposte Alder Lake. Consumi così elevati, soprattutto nel modello i9, richiedono un sistema di raffreddamento adeguato. Abbiamo provato sia kit a liquido integrato, anche con radiatore da 360 mm, sia soluzioni ad aria standard classiche. Con kit a liquido si arriva a 80-85 gradi, sfruttando tutti i core al 100% delle prestazioni. Ad aria andiamo oltre, ci avviciniamo attorno ai 100 gradi. Anche qui non ci sono problemi da un punto di vista di stabilità operativa, però le temperature sono piuttosto alte e nel confronto con AMD qui Intel perde ancora.
D'altro canto, però, a differenza delle precedenti generazioni, abbiamo visto come le prestazioni in questo caso ci siano e come. Una nota sui processori 12700K e 12600K. Intel prevede per entrambi un processor base power particolarmente alto, che in realtà non abbiamo riscontrato nel corso dei nostri test. Nel senso che entrambi arrivano a circa 150 watt, addirittura l'i5 meno, quindi creano molti meno problemi da un punto di vista termico, sono facili da dissipare, garantendo prestazioni molto molto elevate. La cosa non era così con i modelli di precedente generazione, quindi che cosa è successo? Di fatto Intel ha tweakato ulteriormente il Core i9, distanziandolo da un punto di vista prestazionale in modo più marcato rispetto al Core i7, rispetto a quanto avveniva con le soluzioni generazione 11 e generazione 10, però in questo caso incidendo ancora di più sui consumi complessivi. Questo è, come dire, l'aspetto negativo di questi processori, soprattutto del modello top di gamma, da tenere in considerazione. Tiriamo alcune conclusioni. I processori Alder Lake sono, finalmente possiamo dire, molto più competitivi nel confronto con Ryzen 5000 rispetto a quanto avveniva con le precedenti generazioni. Dal punto di vista prestazionale, diciamo che c'è un allineamento pieno e, se andiamo un'occhiata ai prezzi di listino ufficiali, Intel sembra posizionata molto molto bene, soprattutto con la soluzione i9 nel confronto con Ryzen 9 5950X. Sappiamo però che i prezzi di listino sono una cosa e quelli effettivi sul mercato in questo momento, in questo contesto storico, sono un po' diversi. Dovremmo poi andare a vedere i listini effettivi praticati dai vari rivenditori nel mercato nazionale per capire quanto sia più conveniente un processore o l'altro. Ma se guardiamo le pure prestazioni, la scelta è sicuramente ottima in questo momento. Alder Lake però richiede una nuova piattaforma, quindi l'investimento in una nuova scheda madre e l'investimento anche in memoria DDR5 se volete utilizzare questo tipo di tecnologia nel vostro sistema. La maggior parte dei sistemi Alder Lake in questo momento è solo con memoria DDR5 e non con la vecchia DDR4. I processori si comportano estremamente bene in quegli ambiti di light threaded, cioè pensiamo ai giochi ad esempio, o pensiamo a tanti ambiti applicativi tradizionali, quelli nei quali si sfruttano tanti core ma non tutti quelli a disposizione. Qui le soluzioni Intel permettono di operare a frequenze di clock molto elevate, che superano anche 5 GHz in alcuni casi, permettendo quindi di avere una risposta del sistema estremamente rapida e prestazioni complessivamente superiori rispetto a quanto garantito da AMD, che per scelte architetturali punta sicuramente su frequenze di clock alte, ma mette a disposizione degli utenti un gran numero di core. Pensiamo ad esempio ai i16 della soluzione 5950X. AMD resta in vantaggio mediamente in tutti quegli ambiti nei quali si possono sfruttare tutti i core al massimo, ma con Alder Lake il divario si è sensibilmente ridotto. Diciamo che possiamo anche tranquillamente livellare le due cose. Nel gaming Alder Lake è in vantaggio, non di tanto, in quanto dipende molto dal tipo di gioco, però comunque c'è un certo margine con alcuni titoli, anche sfruttando una scheda come la GeForce RTX 3080 Ti che abbiamo utilizzato nel corso dei nostri test. Tante prestazioni, quindi prezzi sicuramente convincenti, anche se aspettiamo a vedere quali saranno gli street price. L'unico vero tallone d'Achille di questo processore rimangono i consumi e la necessità di abbinarli a un sistema di raffreddamento più che adeguato. Questo però è un trend che abbiamo visto in precedenza anche con le precedenti generazioni di processori Core decima e undicesima generazione, quantomeno in questo momento un consumo elevato è abbinato a prestazioni sicuramente ai vertici. Nel corso delle prossime settimane continueremo la nostra analisi su Alder Lake, confrontando soluzioni con memoria DDR5 alla DDR4 e facendo una disamina delle varie schede madri presenti in commercio. C'è ancora molto da indagare all'interno di questi processori e per adesso, momento del lancio, ci siamo fermati soltanto alla parte prestazionale pura, cercando di capire come questi processori si possano confrontare con le soluzioni AMD Ryzen 5000. Le quali sono in commercio da un po' di tempo e che presumibilmente all'inizio dell'anno prossimo avranno un aggiornamento con una nuova tecnologia di cache che dovrebbe permettere di migliorare le prestazioni proprio in quell'ambito single threaded o poco threaded che rappresenta in questo momento un po' il tallone d'Achille delle soluzioni Ryzen. Di certo il mercato è particolarmente interessante e in questa stagione fine 2021 si appresta ad avere molte novità interessanti, tutte nell'interesse e nell'ottica dei più appassionati. Se volete ulteriori dati, potete trovare tutti i nostri benchmark all'interno della recensione pubblicata sulle pagine di Hardware Upgrade, all'interno delle quali avete una disamina di tutti i test che abbiamo condotto con i risultati per tutti i processori Ryzen 5000, 3000 e Core decima, undicesima e dodicesima generazione. Io ritorno al laboratorio perché ne abbiamo ancora per un po' di settimane di test prima di finire tutta la nostra analisi su Alder Lake e tutto il nuovo ecosistema proposto da Intel e dai vari produttori partner. A presto!